Depuratore di Castellammare Mare del Golfo, un'opera importantissima per l'intero Golfo, se ne parla da tanti anni, forse decenni addirittura, ma adesso pare ci sia una data sulla probabile, sul probabile inizio dei lavori, giugno 2021. Sì, esatto. Devo dire che sono stati fatti passi avanti enormi su questa vicenda. La notizia più recente è che finalmente è stata aggiudicata la progettazione esecutiva appunto per l'impianto di depurazione a Castellammare da parte di Invitalia. Devo essere preciso, è un'aggiudicazione provvisoria, si attende in questo momento, si attendono le ultime formalità per passare da un'aggiudicazione provvisoria a una definitiva, e a quel punto poi si potrà effettivamente avere dei tempi assolutamente certi sulla realizzazione delle opere sul depuratore. È un'opera imponente, come appunto si diceva, la previsione appunto di poter iniziare i lavori intorno a giugno del 2021 e sarebbe già un risultato eccezionale, tenuto conto che il depuratore a Castellammare di fatto non c'è mai stato. Per cui siamo contenti e fiduciosi anche del livello di progettazione, perché le notizie che ci hanno dato sono che è una terna di studi di altissimo livello che si è aggiudicato la progettazione esecutiva, e questo ci fa ben sperare, perché finalmente ci affideremo a delle mani assolutamente competenti. Dico ci affideremo perché è un'opera che sento mia come sindaco di Castellammare, anche se preciso ulteriormente che tutta la procedura di gara e tutto quello che è scaturito da questo è di competenza esclusiva del commissario per la depurazione delle acque a livello nazionale. Nel progetto originario si parlava anche di un depuratore a scopello, poi invece tutto è stato modificato, la realizzazione di una rete fognaria importante per la borgata marinara, anche lì ci sono delle novità. Sì, ci sono delle novità, perché finalmente su Scopello sono stati fatti, sul borgo di Scopello sono stati fatti dei passi avanti notevoli. La decisione poi ultima che è stata presa invece è quella, sempre a livello di Commissario Nazionale per le Acque, di sviluppare una progettazione con una condotta che da Scopello conferisca direttamente il refri all'interno del nuovo depuratore che si andrà a realizzare. Per cui anche questo è un risultato importante, è imminente da quello che ci è stato detto al commissario per la depurazione delle acque, il bando di gara per affidare la progettazione esecutiva rispetto a un progetto, devo dire, preliminare che esiste, che è in mano al commissario per la depurazione delle acque, è imminente appunto il bando di gara per affidare la progettazione esecutiva delle fognature di Scopello. Ma è possibile che gare le cui buste, la scadenza per la presentazione avvenne a settembre 2019, faccio l'esempio dell'ospedale di Alcamo, e poi le offerte, le buste vengano aperte più di un anno dopo, insomma tempi davvero incomprensibili. Ma è chiaro che questi tempi sono evidentemente lunghi ed è pure evidente che comunque ogni ente che gestisce una gara ha i suoi tempi, il suo modo di procedere. Non dimentichiamo che per esempio nel campo sanitario, non dico che ci possono essere delle giustificazioni, ma è evidente che la sanità nell'ultimo anno si è dovuta concentrare in maniera corposa su problematiche delicatissime come quelle purtroppo del Covid e del ritorno del Covid stesso. È chiaro pure che chi si trova all'interno di un meccanismo amministrativo si rende conto, vuoi per carenza di personale, vuoi per la burocrazia, c'è le leggi che sono abbastanza, non dico contorte, ma complesse, che è difficile pure anche dal punto di vista interpretativo tante volte. Faccio un esempio per tutti, il decreto di semplificazione che è recente ha comportato una fase di studio e di interpretazione da parte dei vari organi che è durata quasi un paio di mesi per capire realmente come andava interpretato. Quindi è un problema complesso che dovrebbe essere studiato da una classe politica che evidentemente dovrebbe essere prima di tutto molto competente.